in medicina oggi si parla di un nuovo settore, la vulnoterapia. Si occupa delle ferite, delle piaghe che non riescono a guarire rapidamente, ma durano anni e anni con grande sofferenza, dolore dei pazienti. Il professor Corrado Durante, microchirurgo all'Università Tor Vergata di Roma. Allora, di cosa vi occupate, si occupa la vulnoterapia? La vulnoterapia si occupa di lesioni cutanee complesse, cioè, come ha detto lei, che non guariscono. Esattamente riguardano i pazienti affetti da patologie croniche importanti, quali il diabete, le insufficienze venose agli arti inferiori, le patologie ischemizzanti, le patologie che non portano sangue agli arti inferiori e tutte le patologie che riguardano gli allettati, gli immobilizzati per lungo tempo. Perché proprio oggi ci occupiamo di questo, più che in passato? Ci occupiamo innanzitutto perché il paziente richiede una cura specifica rispetto a 15-20 anni fa per la sua sintomatologia e poi perché è un onere, un costo per il servizio sanitario in quanto è stato speso più della cardiochirurgia negli ultimi anni. Come affrontate oggi allora queste piaghe da decubito, queste ferite? La vulnoterapia si serve molto della tecnologia emergente, quindi utilizziamo dei presidi, cioè delle medicazioni locali, tecnologicamente avanzate e anche, io sono microchirurgo, quindi chirurgo plastico, e quindi anche con tecniche operative di inquadramento e di terapia definitiva del paziente. I risultati, cosa vede oggi rispetto a pochi anni fa? I risultati sono molto migliorati grazie alla tecnologia, soprattutto in termini sia di guarigione globale, quindi il numero di pazienti guariti, ma soprattutto di accorciamento dei tempi della guarigione.